keep it up. Well, Saturday night and I just got paid. Think about the money, don't try to save. My heart says go, go, have a time for the Saturday night. And baby, how it feels. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La parola d'ordine è una sola: vincere! Popolo italiano, corri alle armi! Scrivevo sul giornale socialista di Cremona e della Cremona. Come la guerra del 15-18 ti ha cambiato la vita? Con gli uomini al fronte vengo invitata a diventare dirigente della Camera del Lavoro di Crema. Ho 20 anni, non c'è troppo entusiasmo. Cosa è scritto quel giorno sul giornale? Prometto di dare ai miei compagni tutto ciò che ho di buono nell'anima, le mie energie, la volontà di fare e tutta l'opera mia. Volevo far sentire ai nostri iscritti la bellezza dell'idea nuova, il socialismo, e nello stesso tempo suscitare il bisogno di unirsi e marciare insieme verso una vita migliore. Che cosa accadeva in una città lontana dal fronte? Vedevo le donne che andavano a lavoro a testa china, lasciando i bambini abbandonati per strada, affamati e sudici. Alla camera del padrone del lavoro giungevano le ancore di soldati dal fronte che mi ringraziavano per avermi preso cura delle loro famiglie, non lasciandomi morire di freddo e di fame. Che cosa pensavi della guerra? Pensavo che la grande guerra dovesse uccidere la guerra. Essere l'ultima della storia, spiegava a tutti che aprendo gli occhi per il nostro impegno potevamo arrivare ad una svolta. La Germania invade la Polonia, cogliendo il mondo di sorpresa e ponendo fine ad ogni speranza di una pacifica soluzione delle controversie. Dopo la guerra voglio vivere. Voglio viaggiare, voglio studiare lingue, andare a Parigi, a Londra, studiare storia. La nostra vita sarà diversa, una vita da donne moderne. Cara Jacqueline, sei l'unica a cui posso raccontare quello che è successo, ma devi promettere di non dire niente a nessuno. Se ti chiedessero dove siamo andati, non rispondere. Se lo facessi, potresti metterci in grave pericolo. Tu non sai cosa vuol dire dover scomparire. Io chiamo il nostro nascondiglio l'alloggio segreto. Dobbiamo essere invisibili giorno e notte. È incredibile quante delle nostre cose papà sia riuscito a portare qui di nascosto. Mi manca la mia vecchia stanza, ma almeno ho le mie stelle del cinema a tenermi compagnia. Come si chiama? Annelise Marie Frank. Ebrei fuori! 5 minuti di tempo!
età hai incontrato la guerra? Ho incontrato la guerra a 12 anni, in una notte del 1940, all'inizio della seconda guerra mondiale. Dove vivevi in una piccola cittadina vicino a Rotterdam? Chi era il tuo nemico? Cosa provavi verso di lui? I miei nemici erano i tedeschi, verso di loro provavo rabbia e odio. Cosa hai visto, sentito e provato durante il bombardamento? Vedevo grandi fiamme, raggi di luce provenienti dai grandi riflettori, proiettili che uscivano dai cannoni. Sentivo sirene rumorose, esplosioni, pianti e grida. Provavo forti emozioni come paura, compassione, disorientamento e dolore. Soprattutto il dolore perché quando ho saputo che mia madre è morta. Come hai affrontato le difficoltà del momento? Mi sono rifugiato in un bunker, ascoltavo le informazioni dagli adulti e dalla radio e poi di notte, prima di andare a dormire, ogni giorno pregavo. Dov'è nata? A Bologna. Quando è nata? Nel 38. Che lavoro ha fatto dopo la guerra? Ho fatto la mamma, diciamo. Come definisci il suo carattere? Ansiosa. È un'ansia che ha incominciato proprio dalla nascita, perché era un clima ansioso, si aspettava che qualcosa succedesse, ma di grosso. Come hai incontrato la guerra? Dove e a quale età? Incursioni aeree e quindi l'allarme, io capivo e non capivo, sentivo solo l'allarme, vedevo solo che, ecco, avevo 2 o 3 anni, mia mamma che prendeva la borsa dove dentro aveva messo la scorta, le conite, si acchiappava e correvamo giù in cantina, perché noi vivevamo vicino alla stazione, poi era quella, Bologna era un centro vitale, diciamo gli abbracci della mamma che si teneva stretta, ecco, cosa ricordo della terra. Come ho iniziato così, poi tutto questo è andato aumentando, in quel periodo, settembre del 44, l'anno in cui proprio è morta Roma, e c'era una stagione balorda, non riuscivano ad andare avanti nella melma, perché è stata una stagione piovosa e il ricordo di essere accompagnata per mano come quei bambini che si tengono, ecco, questo ce lo vivo da un casolare all'altro perché ci mandavano via. Loro arrivavano, dovevano piazzare le loro mitragliatrici, i loro carri armati al coperto per difendersi anche dalla pioggia, capisci? E ci mandavano via. E noi in mezzo. Ecco, allora rivivo queste cose, ma vorrei che voi le guardaste anche le notizie che arrivano, cercaste di capire che cosa possono provare questi bambini, che poi saranno delle future generazioni. Cosa si portano dietro? Odio, voglia di pace, ma... Le tappe, diciamo, che ti hanno portato sempre più dentro la guerra è stato da Bologna a Savignano su Bicone. C'è stato un anno in un paese, da una grande città dove eravamo, siamo andati, c'è stato un anno sperando di essere non vicino alla stazione dove no, bombardavano, eccetera. Invece no, ci siamo trovati sulla linea gotica del mezzo del... Cosa l'ha tolto la guerra? Che cosa? L'ha tolto la guerra. Porca miseria, una mamma. È quasi un fatto simbolico togliere la mamma, ma ha tolto una sicurezza, quindi mio papà si è dovuto sposare un'altra volta con un'altra signora che non conosceva bene, brava signora, però non è l'istinto materno, diciamo, io quello l'ho sofferto, cosa mi ha tolto? Una vita tranquilla, no? Nell'altro casolare non ci hanno fatto entrare, non c'era posto per noi in questo rifugio, e allora lì usavano i pagliai grandissimi, non so se ci sono, siamo, io ero stesa sulla paglia e loro due erano semi sdraiati, quindi non ricordo come fosse adesso, è scoppiata verso le 3 ore del mattino una granata, ha colpito
gli attrezzi che erano appoggiati lì, quindi attraverso la paglia ci sono stati gli scheggi che sono penetrati con una violenza, ecco. E la mamma è stata colpita alla testa, passato la scheggia da una parte all'altra, un braccio, io ero in mezzo, quindi sono stata protetta, e mia sorella ferita una gamba, eccetera. Sono stati quelli i giorni, perché tutto quello che si muoveva veniva bombardato. Quindi io andare a vedere i film di guerra per 10 anni non sono riuscita ad andare a vedere un film di guerra. Una cosa drammatica come conseguenza. Le famiglie si erano disperse. Andare a cercare cosa sarà stato, quello, dove saranno. Come si fa a recuperare dopo esperienze simili? Quali sensazioni restano addosso? Quindi, 10 anni balordi. O per dire, per me c'era tutto un vissuto giornaliero. Io la terza, perché voi siete in terza media, io la terza media l'ho ripetuta 2 volte, perché a scuola non parlavo. Però cos'è che mi ha tirato fuori? Sono fidanzata. E cosa puoi dare? L'affetto. October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.